TV, TV di comunità. Cosa pensi della raccolta differenziata e come pensi che sia gestita? Allora, credo che sia una qualcosa da fare in tutte le case, è un sicuramente qualcosa per l'ambiente di positivo e qualcosa sia per il riciclaggio che si può riutilizzare. A seconda dei territori ho notato il fatto che comunque ci sono luoghi in cui viene fatta in maniera più precisa, più accurata, e luoghi in cui viene più trascurata, e soprattutto i cittadini non si rendono conto di quello che è. Differenziamo. Al 100%. Al 100%. A casa differenziamo ovviamente tutti i giorni e cerco di stare attento ovviamente anche nel separare i piccoli pezzi, quando c'è il cartone del latte si toglie il tappo di plastica, cose così insomma. Anche grazie all'informazione più scolastica sono riuscita ad avere le nozioni di base per riuscire sia me e la mia famiglia a portarla avanti in privato, in piccolo. Quello che riguarda la mia famiglia la svolgo quotidianamente con accuratezza e attenzione. Da noi in centro storico viene gestita porta a porta, per cui uno conferisce giù in mezzo alla strada un sacchetto di colore diverso a seconda del giorno della settimana. Quindi io mi immagino la signora di 79 anni che abita al terzo piano senza ascensore in centro storico e il 4 di febbraio il lunedì deve scendere per portare l'indifferenziata, il martedì deve scendere per portare la carta, il mercoledì per portare l'umido e il giovedì per portare la plastica, quando quella è rientrata magari a pranzo e non esce più perché c'ha 79 anni. Però la porta a porta è la soluzione, perché mettere semplicemente in strada i cassonetti di raccolta differenziata, basta anche una busta dell'umido nella plastica che inquina tutta la frazione. Non pensare che con la differenziata si risolva. La differenziata serve a rallentare, ma non risolve il problema. Come la faccio e me la faccio, però è non produrre rifiuti, soprattutto in plastica e in materiali che non si può. Quindi va bene la differenziata, ma è un palliativo. Secondo me bisognerebbe imparare un po' più ai grandi, perché i piccoli imparano bene, ma sono i grandi che sono quelli un pochino più restii, ancora abituati alla vecchia indifferenziata. Quindi che tra un po' saremo sommersi dai rifiuti e quindi è bene forse anche per l'ambiente rispettare la differenziata. Perché bisogna differenziare per la sopravvivenza del pianeta, soprattutto per quel motivo lì, se ci teniamo al nostro futuro bisogna differenziare. È illegale aprire discariche indifferenziate, l'Italia paga ammende enormi alla comunità europea perché continuiamo a aprirle, quindi non può essere più il futuro, dobbiamo cercare un'alternativa. L'alternativa è nel trarre dai rifiuti una risorsa. Abbiamo sviluppato questo progetto, è stato molto interessante anche perché i nostri allievi fanno parte del settore ristorazione e durante il loro stage nei vari ristoranti della città hanno proprio applicato quello che hanno, tutte le varie cose che hanno potuto apprendere durante questo percorso e in particolare hanno visto quanto spreco i vari ristoratori hanno ogni giorno e anzi hanno apportato magari delle piccole migliorie ognuno al proprio ristorante. Come Felcosumbria abbiamo affrontato il tema dello spreco alimentare per l'impatto importante e rilevante che ha sul diritto al cibo da una parte e sul tema ambientale, visto che è legato al consumo di risorse e che chiaramente influisce anche in maniera importante sul tema del cambio climatico, attraverso un'azione che cerca di mettere insieme, far dialogare e partecipare i ragazzi con gli enti locali, i cittadini, i giovani cittadini, con chi è deputato chiaramente a fare politica. Una questione che è la questione di tutte le questioni, che è quella di un corretto uso delle risorse alimentari. Il tema del giorno è frigorifero pieno, frigorifero vuoto. Frigorifero vuoto significa utilizzare meglio quello che si compra, non sprecare, probabilmente mangiare meglio e spendere di meno. La parsimonia, diciamo come atteggiamento mentale e pratico, potrebbe contribuire a ridurre la produzione di rifiuti, perché uno si preoccupa di differenziarli e riciclarli, ne deve fare di meno. Oggi il frigorifero pieno, il 30% dei prodotti va direttamente in pattumiera, producendo quindi un cibo che si spreca e una spesa per le famiglie.
quindi ridurre la spesa delle famiglie non vuol dire rinunciare a mangiare bene, vuol dire solo cambiare stile negli acquisti. Mentre vediamo che spesso la raccolta differenziata nelle scuole elementari, dove è molto importante farla, ma anche alle superiori o alle medie, questa non è incentivata. Difatti nelle scuole superiori spesso si prova a farla, ma poi non ci sono i cassonetti adeguati per ridifferenziarla. Quindi se viene fatto il lavoro buono in classe, poi magari non c'è la possibilità di riportarlo, diciamo, in un contesto più ampio. Mi ero resa conto di cose che fino ad allora non avevo mai notato, come ad esempio la quantità di cibo che veniva sprecata o comunque che veniva gettata inconsapevolmente. E, nei confronti del cibo ci debba essere un atteggiamento molto più responsabile, perché è da considerare sia un diritto sia un dovere. Come si comporta o si comporterebbe di fronte ad episodi che aumentano il degrado urbano? Laddove è possibile potrei intervenire non direttamente, o quantomeno non sempre direttamente. Se vedo una persona che sta buttando un sacchetto dove non lo deve buttare, lo classifico come un degrado diverso da uno che sta buttando, che ne so, del materiale edile magari in una discarica abusiva. Allora, nella prima ipotesi potrei intervenire direttamente, magari informando la persona, dicendogli esattamente come dovrebbe comportarsi. Nella seconda delle ipotesi so già che lui o lei sa già di commettere un'azione illegale e quindi mi adeguerei chiamando i vigili o il convalente di competenza. Se dici degrado urbano, penso innanzitutto alle strade, quando non c'è la possibilità non ci sono passaggi pedonali adeguati, non c'è la possibilità di poter andare col passeggino, penso ancora con le carrozzine perché non ci sono i passaggi sul marciapiede, o quando magari la strada è particolarmente dissestata. Che bisognerebbe stare più attenti alle costruzioni e dire basta con quello che abbiamo fatto fino adesso e ricominciare a rimetterci le mani e fare qualcosa di meglio. Sprawling urbano. Quindi estensione disordinata degli edifici. Cioè, ambiti degradati dal punto di vista strutturale degli edifici e urbani, carenza di servizi, porta indubbiamente a dei deficit sociali. Io penso che proprio l'integrazione potrebbe passare anche attraverso la manutenzione delle aree verdi, e invece non sono gestite bene in genere. La sicurezza passerebbe anche attraverso proprio una tutela del territorio e soprattutto delle aree urbane, perché più sono fruibili, più questo incentiverebbe le persone a starci meglio all'interno, a vivere fuori, a potersi aggregare anche all'interno delle aree urbane. A posto. Ciao. Grande. Ciao.